Grazie Presidente. Allora, cerchiamo un attimo di rimettere in ordine, in discussione generale, anche un po' dal mio punto di vista, quello che sono anche state le interpretazioni date sulla proposta di delibera, sulle finalità della proposta di delibera e su quello che poi dovrebbe essere in futuro il funzionamento di questo organismo di partecipazione, che è diverso dagli strumenti di partecipazione a iniziativa popolare, come proposte di libera iniziativa popolare, petizioni referendum o il bilancio partecipativo, insomma, sono ambiti diversi. Ho sentito dire che con questa delibera sembra quasi affermarsi una forma di discontinuità rispetto alle attività politiche svolte, o almeno così io l'ho interpretata, interpretate insomma le dichiarazioni anche che ci sono state rispetto alla giunta, alle attività poste dalla giunta o dal consiglio, dalle commissioni nel corso di questa consigliatura. Dal mio punto di vista non è così. In realtà, noi in questa, consigliatura il lavoro da parte del gruppo capitolino del Movimento 5 Stelle, da parte della giunta, da parte del sindaco, da parte degli assessori, da parte di tutti anche i consigli municipali e di tutti i loro gruppi, io assolutamente non vedo la necessità di andare, come dire, in una discontinuità con questa delibera. In realtà ritengo che il lavoro che è stato fatto sia sicuramente sui temi di molto superiore a quello, che si è visto in tante altre amministrazioni, quindi tante idee, tanti punti del programma portati avanti, tanti risultati che oggi sono realtà all'interno della città di Roma e quindi in realtà coloro che oggi vanno a raccontare che con questa delibera finalmente si fa qualcosa, noi stiamo lavorando da 4 anni e stiamo continuando a lavorare. E dal mio punto di vista, in modo del tutto meritevole, e ovviamente anche nell'interesse e soprattutto nell'interesse dei cittadini romani, anche tenendo conto dell'importanza, e del ruolo che ha la capitale, all'interno della Repubblica e anche della sua natura. È ovvio che questo organismo si proietta, al futuro e quindi il suo orizzonte, appunto, come è nel titolo 2030-2050, potrebbe anche essere un buon organismo lasciato appunto anche alle future amministrazioni. Ciò che conta sarà appunto il funzionamento, quindi l'interpretazione che è stata data e la natura diciamo, di quello che potrà essere il suo funzionamento sul futuro. Io non vedo assolutamente in alcun modo un'attività, come dire, conflittuale nei confronti del lavoro che è stato, portato avanti in questa, consigliatura. Tanti temi che sono stati in realtà affrontati dal commercio alla digitalizzazione, al tema del turismo, alla scuola, alle pari opportunità, al bilancio, insomma, temi sui quali in realtà provvedimenti ci sono stati all'urbanistica, allo sviluppo, ai lavori pubblici, ci sono stati, hanno prodotto dei grandi risultati, cose che magari erano ferme. Quindi, come dire, anche nei confronti dell'opposizione, io su questo devo assolutamente, contestargliela questa, rappresentazione, diciamo, con l'approvazione di questa, delibera, dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, è evidente che questa maggioranza e questa giunta ben ha operato e bene sta continuando ad operare. Quindi certamente, si può sempre, migliorare, va, assolutamente verificato, bene. Quindi, visto che questo sembrano un po' gli intendimenti e le interpretazioni che si vogliono dare, quelle che sarà poi effettivamente il funzionamento di questo organismo, certamente proiettato al futuro, ma non andiamo a dire in giro che
questa amministrazione non ha fatto nulla, perché questa è una cosa che dal mio punto di vista non è assolutamente vera. Sono tanti i risultati che abbiamo raggiunto, avevamo nel programma una serie di punti, molti sono stati raggiunti, tante cose che si proiettano anche al di là, ovviamente, dei 5 anni, che quindi già guardano al futuro, fanno parte, come dire, del patrimonio oramai della città, e questo è anche grazie sia al Movimento 5 Stelle, che oggi governa questa città, ma anche grazie ovviamente a chi nel corso del tempo, diciamo all'interno della giunta, chi più, chi meno, che è andato e uscito, però che comunque ha portato avanti questo lavoro e anche ovviamente all'interno dei municipi. Grazie.